non siamo tenuti, per evitare lo scandalo farisaico, ad astenerci dal bene. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Ieri abbiamo meditato su questa bellissima immagine della vigna, dove occorre purificare questo terreno dalle pietre e dalle spine. Oggi Padre Pio ci vuole, come dire, mettere sulla nostra coscienza un campanello d'allarme, un pericolo davvero grande, quello di, come dire, del fariseismo, essere farisei. Questa parola richiama a una purificazione, farash. Il fariseo è colui che si percepisce come il puro, il totalmente pulito. Ecco, è un pericolo perché chiaramente questo non conviene con la realtà con cui viviamo. Ma ascoltiamo, ecco, l'indicazione di Padre Pio, che non soltanto ci fa comprendere cos'è il fariseo, chi è il fariseo, ma anche gli ostacoli che incontra poi nell'operare il bene. Non siamo tenuti, per evitare lo scandalo farisaico, ad astenerci dal bene. Ecco, in poche parole, il Padre punta l'attenzione su questi due aspetti della vita spirituale. Il fariseo. Nella Bibbia il fariseo è colui che mette davanti a Dio, soprattutto in una parabola raccontata da Gesù, come dire, nel fariseo e quel pubblicano, tutti i suoi meriti. Io pago le tasse, io dico le preghiere, io non faccio del male, ma io non sono come quel peccatore lì. Ecco, davanti a Dio quest'uomo mette solamente i propri pregi. Ma il Signore, che vede nel cuore e conosce molto bene questa persona, invece in realtà scopre ben altro. Non per una condanna, ma soltanto per una pienezza di vita. Il fariseo si percepisce come il totalmente puro, e questo significa essere totalmente come Dio. L'immagine del fariseo è quella di un Dio incarnato tra di noi, perché non compie errori, non fa peccati, e questo gli permette di poter giudicare gli altri che sbagliano, perché il metro di paragone è tra chi vive le regole della legge mosaica e chi comunque non le vive. Quindi nell'esteriorità il fariseo giudica il fratello che non si comporta come lui. E questo fariseo, nella parabola, si mette davanti in piedi, come dire, è già proiettato davanti al Signore in un faccia a faccia che comunque diventa lo specchio della sua vita. Sono come Dio, perfetto. Faccio tutto in una maniera perfetta. Invece l'altro si batte il petto e pone davanti a Dio soltanto i suoi limiti. È chiaro che non ha soltanto i limiti, ma vuole far conoscere a Dio le proprie povertà per poter chiedere a Dio perdono. E lo fa in ginocchio, in fondo alla struttura, alla chiesa, al tempio. E quest'uomo è avvicinato da Dio. Ecco, Padre Pio ci dice che innanzitutto, per il pericolo di essere farisei, noi rischiamo di non compiere il bene con gli altri. Mentre se ci riconosciamo per quello che realmente siamo, un po' farisei, perché comunque davanti a Dio mettiamo i nostri pregi, le preghiere che facciamo, le opere di bene che facciamo, le risposte buone che diamo, la Santa Messa a cui partecipiamo, non sempre riusciamo a mettere davanti a Dio in tutta facilità, in tutta trasparenza, il nostro male interiore. In realtà abbiamo anche questo peccato. Ecco, in noi c'è l'uno e l'altro. La paura è questa per Padre Pio, che una persona, quando si percepisce a un certo punto come fariseo, non fa più il bene. Questo è un ostacolo che comunque, questo velo che fa calare davanti alla nostra vita, il maligno, ci impedisce di operare il bene.
Invece si può tranquillamente mettersi nelle mani della misericordia in una confessione, annunciare al Padre che ci conosce in profondità quello che realmente abbiamo scoperto e soprattutto, dopo aver ricevuto il perdono, ricominciare a costruire il bene con gli altri. Due figure molto belle che oggi la liturgia ci pone davanti sono i santi Cornelio e Cipriano, Papa Cornelio, Cipriano, Vescovo, entrambi martiri, uomini che nella verità della loro vita hanno annunciato il Vangelo di Cristo e nel nome di questo Vangelo, che agli altri sembrava puro fariseismo, perché li faceva apparire, come dire, coloro che correggono, coloro che sono bravi, li fa annunciare anche con la loro vita il martirio. Ed ecco il bene che esce fuori dall'offerta totale della propria esistenza. Solo i santi, solo i martiri hanno sconfitto il fariseismo con il bene donato a Dio per gli altri nella Chiesa. Chiediamo l'intercessione dei santi Cornelio e Cipriano perché davvero possiamo riscoprire un'autenticità della vita. C'è tutto in noi, ma messo nelle mani di Dio diventa un prezioso forziere nelle mani del Signore. Pace e bene a tutti.